Quanto deve essere grande un diffusore acustico per farci assaporare fisicamente l'emozione della musica? Quanto una Eltax PWR 1959 Vintage? Ciao a tutti, sono Fabrizio, questo è Life at Club e oggi parleremo appunto di Eltax 1959 Vintage. Eccola qui, come si presenta nel suo imballo? Poderoso, molto robusto, anche perché deve proteggere un diffusore abbastanza pesante, stiamo parlando di 34 kg. Comodo da aprire, adesso vi faccio vedere come tirarla fuori nel modo più comodo e semplice possibile. Seguitemi. Eltax è un brand danese che dal lontano 1954 produce diffusori acustici ed è specializzato nella riproduzione appunto audio. Nella sua lunga storia ha fatto tante collaborazioni con altri brand, parliamo di OEM, ovvero produzione su richiesta per altri marchi. Tanti sono stati i marchi che negli anni 80, 90 hanno utilizzato la tecnologia Eltax per produrre diffusori dall'ottimo rapporto qualità-prezzo al loro marchio. Nella sua lunga storia, Eltax ha lasciato il segno soprattutto per un prodotto iconico, ovvero la Monitor 3. Ne abbiamo parlato, avete avuto modo di condividerla con noi, abbiamo fatto un bel video su questo prodotto miracoloso dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, uno dei prodotti più importanti probabilmente nella sua categoria, in quanto gode di quasi 25 anni di presenza sul mercato, ripeto, dall'ottimo rapporto qualità-prezzo adatta a mille e mille situazioni ambientali. Eltax è proprio questo: rapporto qualità-prezzo, grande qualità nella costruzione, rigore nordico, ricordiamoci che sono danesi, quindi anche per quello che riguarda il design, il posizionamento del prodotto in ambiente, quindi tutto molto pragmatico e molto legato alla solidità, quindi al risultato del prodotto, senza fronzoli e senza giocarci attorno. Bene, oggi la produzione Eltax è mirata sempre a diffusori acustici con particolari caratteristiche. Abbiamo la serie Monitor che al suo interno, tutta la serie, include parecchi modelli, la modello 1, Monitor 1, Monitor 3, Monitor 3 Bluetooth attiva, Monitor 9 da pavimento, canale centrale, subwoofers, altoparlanti per Atmos, quindi anche adatti a costituire un sistema multicanale, un theater di buon livello. Oltre a quelli, produce anche una serie di altoparlanti definiti nomadi, ovvero altoparlanti attivi, pratici per dare rinforzo alla voce, quindi anche in ambito professionale e semiprofessionale. Oltre a questo, oggi Eltax ci delizia con questa realizzazione incredibile che è appunto la Vintage 1959. Adesso vediamola bene assieme. Ci troviamo di fronte ad un monolite che pesa 34 kg, ragazzi, è solidissimo, è molto molto pesante. Questo garantisce quindi presenza, solidità, soprattutto sulle basse frequenze. Parliamo di un cabinet realizzato in MDF dallo grande spessore con rinforzi interni. Il mobile è molto ben rinforzato internamente e molto ben smorzato, questo per evitare risonanze e stazionarie all'interno. È un diffusore monowiring che è impiallacciata su tutto il corpo del cabinet frontale e posteriore in una bellissima finitura color legno, vero legno. Bene, adesso andiamo a vederla all'interno. Togliamo la griglia, comoda da togliere, in un bel tessuto molto resistente, molto ben realizzata, ragazzi, molto solida. E come attenzione, come accortezza, sulla parte inferiore troviamo un nastro che ci permetterà facilmente di tirarla via dalla cornice interna, altrimenti sarebbe difficoltoso. Eccola qui, la nostra Eltax 1959 Vintage è un diffusore 3 vie bass reflex con 4 altoparlanti.
Gli altoparlanti sono, nel dettaglio, due tweeter da 25 mm cada uno con caricamento a tromba, un mid da 16 cm con cono in polpa di cellulosa e sospensione a doppia onda rigida, woofer da 38 cm, sempre con cono in polpa di cellulosa e anch'esso con una sospensione a doppia onda rigida. I reflex sono frontali sulla parte bassa e vediamo che sono due accordi. Il diffusore presenta una risposta in frequenza che va dai 30 ai 22.000 Hz nel regime dei più o meno 3 decibel. Ha una potenza ammissibile che va dai 30 ai 250 watt, un'impedenza media di 6 ohm e, udite udite, una efficienza di ben 96 dB. La Eltax 1959 Vintage è molto trasparente, anche nell'aspetto. Come è chiaro per molti di noi, il suo design si ispira ai gloriosi anni 70, anni 80, quindi diffusori grandi, impatto dinamico, punch, un realismo d'ascolto, grande definizione, ma soprattutto, ripeto, grande punch, soprattutto nel registro delle medio-basse frequenze, dove la musica viene percepita appunto con il fisico. Bene, tutto questo è alla base della progettazione del risultato acustico della 1959, ma tutto questo è mixato dalla tecnologia attuale, dagli impianti produttivi attuali, quindi sotto questo vestito vintage in realtà si nascondono driver, crossover, progettazione e quindi risultato assolutamente odierno e contemporaneo. Siamo soliti pensare che grandi dimensioni, woofer di tipo, passatemi il termine, professionale, no? Con queste sospensioni, con questa grande superficie di emissione, servano solo per fare rumore, tanto rumore. Abbiamo nella testa questi grandi diffusori, queste grandi casse che alla fine della fiera fanno musica, ricreano la nostra discoteca, nella nostra taverna, ci facciamo la festa, però alla fine della serata non è stata ascoltata musica e ci fa male la testa per gli acuti fastidiosi e per il rumore assordante. Bene, nulla di più lontano dalla 1959 Vintage. Eltax è riuscita assolutamente a ammodernare, a dare grazia e a dare professionalità e a dare audiofilia, passatemela, alla 1959 grazie alla capacità produttiva, la realizzazione di un crossover abbastanza leggero che non crea grossi problemi all'amplificatore, quindi permette all'amplificatore di pilotarla in maniera molto lineare, gode di due tweeter che sono perfettamente ottimizzati al fine di avere acuti potenti, dinamici, dall'aspetto live, è come ascoltare veramente un piatto di una batteria davanti a noi a grande pressione, ma senza distorsione, senza fastidio. La parte media è affidata a questo cono da 16 cm, capace di donare il plettro della chitarra, la slappata di basso, le voci più potenti, la voce di Rod Stewart, una Tina Turner, in maniera molto evidente, ma senza fastidio, dalla grande dinamica. E poi, per parlare del basso, un woofer da 38 cm che è capace di controllarsi, ha un ottimo rapporto di gestione con le frequenze emesse, quindi con tutte le armoniche, quindi con tutte le oscillazioni involontarie. Questo permette di avere bassi profondi, dettagliati, ma mai roboanti o ridondanti, molto profondi e molto precisi, parliamo di 30 Hz a meno 3 decibel. Quindi tutto l'impatto della musica live la possiamo ascoltare tranquillamente attraverso la nostra 1959 Vintage. Il tutto, ripeto, con la grazia e la qualità dell'ascolto contemporaneo e moderno. 96 decibel sono tanti, è un diffusore che può essere considerato di media alta efficienza. Cosa significano 96 dB per un diffusore come questo? Significa poter riempire ambienti anche molto grandi, ascoltarla a lunga distanza, distanze anche da 4, 5, 6 metri dal diffusore, anche con amplificatori dalla potenza non enorme. Un'amplificazione da 100 watt di qualità, mi raccomando, che siano capaci in corrente e che non siano distorti, non i 100 watt PMPO che troviamo sulle site cinesi, ma una buona amplificazione, ad esempio un Cyrus One, appunto dall'Inghilterra, pilotare un diffusore danese con 100 watt di corrente, di potenza e di tanta corrente, permette di ottenere risultati dall'impatto dinamico e dalla gioia incredibile. Vi starete chiedendo qual è il valore di tutto questo risultato, di questi 70 kg portati a casa, di questo metro cubo quasi di materiale suonante che ci farà divertire sotto tanti aspetti, dalla festa in taverna oppure all'ascolto del nostro rock più emozionante, più emotivo, della nostra grande orchestra, perché no?
Bene, bastano poco meno di 1000 euro per questo risultato, che, ripeto, garantiscono un ascolto di impatto live bello che ci riporta indietro nel tempo, con tutta la qualità dell'ascolto moderno, che sia musica digitale, che sia musica da vinile. È uno di quei prodotti che adesso stanno ritrovando nuova giovinezza. Lo abbiamo visto con le Elipson, con la XLS15, un diffusore che nella fascia dei 2100 euro propone più o meno lo stesso progetto, la stessa visione: impatto dinamico, definizione della parte media, quindi ascolto live più che ascolto da palcoscenico, ascolto vero e proprio da studio di registrazione. E quindi è un po' un filone che adesso si sta riproponendo, probabilmente perché il mercato è pronto a questo, vuoi per la nuova giovinezza del vinile, vuoi perché ci si sta informando su quella che è l'alta fedeltà e non si può non partire dalle sue basi, quantomeno quelle più recenti, quella degli anni 70 e 80. Bene, non mi resta che salutarvi invitandovi ad ascoltare la 1959 Vintage di Eltax. Questo è Life at Club, io sono Fabrizio, un saluto da tutti noi. Ciao!